è abituato a parlare di calcio, raccontandolo minuto per minuto nelle telecronache o dai salotti dei programmi sportivi, ma questa volta ha fatto un'eccezione. Il pallone c'è, ma solo sullo sfondo di una storia che affronta ben altri temi, come il viaggio, la fuga, l'amicizia e i rapporti umani. Sono gli elementi portanti del primo romanzo scritto dal noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo Pierluigi Pardo. Si intitola Lo stretto necessario, edito da Rizzoli, ed è stato presentato dall'autore nel corso di un appuntamento ospitato nelle vecchie segherie Mastro Totaro di Biceglie. L'occasione per parlare di sport, ma non solo, approfondendo le vicende venute fuori dalla penna, si fa per dire, del telecronista, quelle del protagonista Giulio e del suo viaggio in giro per l'Italia, in concomitanza con i mondiali di calcio del 2006, che hanno visto gli azzurri trionfare sotto il cielo di Berlino. Un tour scandito dalle partite della nazionale che lo aiuterà a comprendere cosa è davvero strettamente necessario nella vita. Sono le cose decisive della vita, quelle che non sono sostituibili. Per me sono 4-5 amici veri che ho, certamente mia moglie, certamente le tante persone simpatiche che incontro. Devo dire che anche questo giro che sto facendo in Puglia, ma non solo in Puglia, in tutta Italia per presentare il libro, ho scoperto che mi piace molto, ma già lo sapevo in pratica. Quindi diciamo che entra nel pantheon delle cose che mi piacciono e delle cose strettamente necessarie. Il diario di un viaggio affrontato da due inseparabili amici alla volta della Puglia, tra imprevisti, incontri e sorprese, che finirà per cambiare la vita del protagonista. È il racconto del viaggio che Giulio e Federico, che sono due amici che vivono un momento un po' diverso, nel senso che Giulio è un pubblicitario milanese ricco e insomma apparentemente felice. Federico invece è uno che fa il commerciale in un'azienda di profumi, ma improvvisamente in un mondo che puzza, come si dice, che troppo spesso puzza, si finisce per non venderne più e quindi finisce per essere messo in mobilità, ha un po' di problemi e però questa ha ereditato qualche anno prima questa masseria e quindi parte per questo viaggio, riesce a trascinare l'amico verso un viaggio assolutamente sconclusionato che potrebbe durare poche ore ma in realtà dura giorni, con una serie di incontri del passato e con una figura chiave della quale non svegliamo nulla che invece diventa decisiva. È un libro, prendo in prestito quello che ha detto Le Giovanni, quindi è un libro allegro nei momenti drammatici che ci sono, soprattutto insomma nella seconda metà del libro, ed è un libro che anche invece nella tanta ironia, nelle tante risate che ti fai, ha una sua malinconia di fondo.